Tutto il nord Italia, l'epicentro nella zona di Parma, ai nostri microfoni il presidente dell'Istituto di Geofisica Enzo Boschi. Facevano esplodere i bancomat, sgominata una pericolosa banda, fermati dai carabinieri sei uomini, sono accusati di 4 colpi nel Bolognese, a Bagnacavallo in provincia di Ravenna e a Sesto San Giovanni. Consegnate in prefettura 14 medaglie d'onore ai bolognesi internati nei lager nazisti o deportati in Germania per svolgere lavori forzati, la cerimonia si è tenuta in occasione della giornata della memoria. Inaugurato oggi il Museo della Storia di Bologna, Palazzo Pepoli, 34 sale tematiche su oltre 6.000 metri quadrati della Felsina Etrusca ai giorni nostri, a ETG la soddisfazione del presidente della Fondazione Carisbo, Roversi Monaco. In pochi minuti ha fatto il giro del web la dichiarazione del giocatore del Bologna Alessandro Diamanti, che scalda la vigilia della partita Roma-Bologna: Totti una bandiera, facile quando prendi 10 milioni l'anno. Buonasera e benvenuti a ETG Bologna. Dunque, la terra ha tremato ancora oggi pomeriggio, una scossa avvertita in tutto il nord Italia, un terremoto di magnitudo 5.4 con epicentro tra Parma e l'Appennino. È appunto stato avvertito anche a Bologna distintamente. Comprensibile ovviamente l'apprensione tra i cittadini, ma fortunatamente nessun danno grave. Vediamo. Ore 15.55, una scossa di terremoto colpisce tutto il nord Italia, avvertito da Genova a Milano, dal Friuli al Trentino e in Toscana. Il sisma di intensità 5.4 della scala Richter ha avuto epicentro sull'Appennino parmense, nella zona di Corniglio e Berceto, a 60 km di profondità. Come per il terremoto di mercoledì scorso, la grande profondità ha favorito la propagazione del sisma, ma ne ha ridotto l'intensità distruttrice. La caratteristica fondamentale è proprio la grande profondità focale, quindi un grosso spessore di crosta, cioè circa 60 km, ha impedito che la scossa fosse particolarmente distruttiva. In ogni caso, gli edifici di questa zona d'Italia, in Emilia e Lombardia, sono abbastanza buone, la qualità è abbastanza buona, quindi in linea di principio non dovrebbe esserci, anzi non ci sono, finora non sono riscontrati danni importanti. Quindi la caratteristica fondamentale è quella di essere molto profonda e che è legata ai processi dinamici all'interno della crosta terrestre in questa zona dell'Italia, del Mediterraneo. In via precauzionale è stata ridotta la velocità dei convogli ferroviari e per circa mezz'ora è stata completamente interrotta la circolazione sulla tratta ad alta velocità Bologna-Milano. Emilia dunque è colpita da quello che in gergo si definisce sciame sismico, ma ci si devono attendere quindi altre scosse, magari di intensità superiore? Dunque più forti, cioè in principio non si può mai escludere niente, però più forti lo vedo abbastanza probabile. Ci saranno senz'altro altre scosse, alcune sono già avvenute. Questa è una zona che anche nel passato la gente se ne dimentica, ma insomma più o meno queste zone sono state colpite sempre ogni 2 o 3 anni da terremoti di questa entità e quindi entro certi limiti non deve meravigliare, anche se fa molta paura. Però ripeto, sono spesso scosse a notevole profondità focale che si avvertono, fanno impressione, ma non provocano danni seri. E oggi pomeriggio la nostra emittente, tutte le nostre redazioni hanno seguito da vicino le fasi successive al terremoto, anche per tranquillizzare la popolazione, una lunga diretta durante la quale abbiamo anche sentito la voce al telefono del responsabile regionale della protezione civile Demetrio Egidi. Sentiamo allora che cosa ci ha detto. Lo stesso 118 ci ha confermato che non ci sono feriti, sempre nelle zone più centrali. I controlli che abbiamo fatto con Enel, ma soprattutto Ferrovie e sulle dighe, non hanno dato risultati. L'unica precauzione che ha messo in atto Ferrovie dello Stato è stato quello di limitare la velocità dei treni in tutto il territorio regionale in attesa del completamento delle verifiche che fanno loro autonomamente con apparecchiature laser per verificare l'allineamento delle rotaie, ma al momento ci hanno detto che quelli che hanno fatto sono tutti positivi e quindi non ci attendiamo particolari di conseguenza. La novità che proprio stiamo facendo adesso, che stiamo emettendo
come protezione civile regionale lo stato di attenzione per il rischio sismico nei territori di Reggio Emilia e Parma, perché lì si sono verificati due eventi di significativi dal punto di vista degli aspetti sismici. Sono provvedimenti precauzionali che servono per mettere in moto tutta una serie di procedure cautelative che in questi casi è bene attivare. Ecco, ingegnere Gidi, è possibile che si possano verificare nell'arco anche delle prossime ore nuove scosse di terremoto? Sì, diciamo che dal punto di vista statistico è fisiologico che rispetto alla scossa principale, in questo caso quella che è avvenuta alle 15.53 di magnitudo 5.4, ce ne siano ulteriori che noi chiamiamo repliche. Questo dunque per quanto riguarda il terremoto, fortunatamente appunto finora nessun danno rilevato. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Sgominata una pericolosa banda che faceva esplodere i bancomat, fermati dai carabinieri 6 uomini, sono accusati di 4 colpi nel bolognese, a Bagnacavallo, anche in provincia di Ravenna, e a Sesto San Giovanni. A tradirli è stata la passione per le auto di grossa cilindrata con cui fuggivano a forte velocità. I 6 inoltre erano abituali consumatori di cocaina e per questo avevano bisogno di ingenti somme di denaro. Vediamo il servizio di Giuseppe Pilloni. La predilezione per un Audi è costata cara ad un gruppo di persone che in poco più di un mese, fra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, sono ritenute responsabili di avere messo a segno 4 assalti a sportelli bancomat, fatti esplodere con una pericolosa miscela di gas. Così, alle prime ore dell'alba del 24 gennaio, i carabinieri di Bologna hanno messo fine alla loro attività, arrestando 6 uomini. Le indagini dell'arma avevano preso il via alla fine del mese di ottobre a seguito del furto di un Audi da una concessionaria di Borgo Panigale. L'episodio aveva attirato particolarmente l'attenzione dei militari quando avevano riscontrato una singolare coincidenza. Era già la seconda volta che l'autovettura veniva rubata. Sì, diciamo, dalle indagini è emerso che questi soggetti quotidianamente assumevano per 4-5 volte al giorno sostanze stupefacenti di tipo cocaina acquistate da spacciatori, diciamo, della piazza bolognese. Quindi è chiaro che sono acquisti che comportano le spese di centinaia di euro quotidiane. Pertanto i furti, oltre, diciamo, a garantire una rendita, garantivano anche la possibilità del consumo di droga. Ecco, in un caso li abbiamo visti anche con camuffati, diciamo. Solitamente utilizzavano dei passamontagna, ma nell'episodio ultimo dimostrato del 15 di gennaio presso la banca UGF di Zola Predosa, uno dei malviventi, che riteniamo trattarsi di Abis Giuseppe, indossava una maschera da Befana, quindi a mo' di sfottò verso anche le forze dell'ordine. Ecco, quindi il bottino a quanto ammonta? Complessivamente nei 4 colpi arriviamo a oltre 210.000 euro. Ecco, i 6 fermati di dove sono? E diciamo che 4 sono residenti nel bolognese, quindi Bologna e provincia, e gli altri 2 sono residenti nel Sesto San Giovanni, quindi in provincia di Monza Brianza. Restiamo in tema perché il GIP di Monza non ha convalidato il fermo di Aurelio Pusceddu e Claudio Colamonico, considerati elementi della batteria, appunto dei bancomattari, ritenuti dalla Procura di Bologna autori di almeno 4 colpi tra dicembre e gennaio in Emilia-Romagna e Lombardia per un bottino di oltre 200.000 euro. I 2, che abitano a Sesto San Giovanni e Monza, sono stati scarcerati. Leggeremo con attenzione le motivazioni del giudice, ha detto il procuratore aggiunto di Bologna, Walter Giovannini, portavoce della Procura, ed eventualmente riproporremo la richiesta al GIP di Bologna. Passiamo adesso alla politica. Bagarre in consiglio comunale oggi durante il Question Time, quando la Lega Nord ha avanzato la proposta di un censimento degli islamici in città. Il centrosinistra è uscito dall'aula ed è scontro tra la consigliera del Carroccio Lucia Borgonzoni, che ha avanzato la proposta, e il coordinatore di giunta Matteo Lepore, esponente del PD, che boccia la richiesta definendola una sceneggiata che qualifica il suo vero pensiero a proposito degli islamici. Lo stesso Lepore, che vediamo nelle immagini, aveva già stigmatizzato la proposta della Lega nella
nella giornata di ieri. Non capisco perché il termine censimento abbia suscitato tanto clamore, ribatte un'altra leghista, Mirka Cocconcelli. Chiedere è lecito, dice, rispondere per le istituzioni non è cortesia, ma è un preciso dovere istituzionale. Voltiamo pagina, oggi è la giornata della memoria, la memoria della Shoah. Tante le iniziative in città, questa mattina a Palazzo Caprara il prefetto Angelo Tranfaglia ha consegnato le medaglie d'oro che il Presidente della Repubblica concede ai cittadini italiani internati nei lager nazisti. 14 le medaglie che sono state consegnate, di cui 5 ritirate personalmente dagli insigniti. Sentiamo Giuseppe Pilloni. Consegnate le medaglie d'onore a 14 cittadini bolognesi internati nei lager nazisti o deportati in Germania per svolgere i lavori forzati. 5 sono state ritirate personalmente, a ricevere le altre sono stati i parenti. La cerimonia, alla quale hanno partecipato autorità civili e militari, si è tenuta come ogni anno in coincidenza col giorno della memoria, ricorrenza istituita per ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei italiani. La medaglia d'onore è un'onorificenza della Repubblica istituita con una legge del 2006 che viene conferita dal Presidente della Repubblica a titolo di risarcimento, soprattutto morale, ai cittadini italiani che furono deportati in Germania e internati nei lager nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Furono oltre 600.000 militari e civili che dopo l'8 settembre 1943 non accettarono di schierarsi con l'invasore nazista e furono per questo destinati alla prigione nei campi di concentramento o ai lavori forzati nelle fabbriche tedesche come schiavi di Hitler. Ancora oggi ascoltare le voci di questi, dei superstiti ancora di quella terribile tragedia, superstiti che sono sempre di meno, quindi si rischierebbe se la memoria non venisse trasmessa che finisca con loro, mentre invece è assolutamente indispensabile che l'insegnamento venga trasmesso alle successive generazioni. Ecco, avete anche consegnato delle onorificenze oggi? Abbiamo consegnato le medaglie d'oro concesse dal Presidente della Repubblica ai sensi della legge specificamente che il Parlamento approvò per dare un riconoscimento a questi veri e propri martiri di un periodo oscuro della nostra storia. Quindi avete consegnato le medaglie d'oro ad alcuni reduci e anche ai parenti? Le medaglie, come dicevo prima, necessariamente per gli anni passano e sono sempre meno le medaglie che si riescono a consegnare personalmente ai reduci dalla deportazione e aumentano sempre più quelle che si concedono alla memoria e quindi ai familiari. Perciò dicevo prima dell'importanza della memoria. E i protagonisti ovviamente di questa cerimonia sono stati bolognesi internati nei lager nazisti o deportati in Germania per svolgere i lavori forzati. In 5, come detto, hanno partecipato alla cerimonia in prefettura e hanno ritirato le medaglie d'onore. Ai nostri microfoni hanno ricordato quei difficili momenti. Sentiamoli. Lei in quegli anni dov'era? Dove si trovava? Io mi trovavo a Atene l'8 settembre. Al momento del ritiro dell'esercito italiano sono stato fatto prigioniero e mandato in un campo di concentramento a Moosburg. Dove? Al campo 7A, Moosburg, Monaco di Baviera. Quindi cosa le facevano? La facevano lavorare? Sì. Lavorava, venivano con i camion, ci portavano fuori a lavorare, a portare via le macerie dopo i bombardamenti e raccogliere patate dai contadini. Tanta fame. In miniera a 1080 metri. E qui di Bologna eravamo in 11, ma dato che la nostra categoria è una categoria in esaurimento, siamo rimasti in due. Io e uno di Castel San Pietro, a miniera del carbone, è logico, perché col carbone dicevano che facevano anche la margherina. E dov'era in miniera? A Essen, nella zona della Ruhr. Insomma, siamo arrivati a casa e non pensavo di trovarmi a 90 anni qui. Che cosa ricorda di quel brutto periodo? Con le troppe lunghe. In retrovde con terra. Ho fatto quasi un anno in fronte russo. Ho fatto 11 mesi prigionieri in Germania, basta. Noi non eravamo deportati, lì quando però tutti i carabinieri del 44
e li hanno presi tutti e li hanno portati tutti là in Germania. Lei era carabiniere? Carabiniere. Ah, ora abbiamo passato duro, abbiamo passato dei momenti cattivi già. E venire a casa da Lipsia, che da Lipsia era al confine, sono 800 chilometri, ci abbiamo messo 53 giorni. 53 giorni ci abbiamo messo a venire a casa. Cambiamo argomento, il turismo è un settore delicato ed è chiaro che bisognerebbe ci fossero le condizioni per consentire ai comuni di non aver bisogno di appesantirlo, ma se queste condizioni non ci sono diventa molto difficile fare i bilanci. Graziano Prantoni, assessore al turismo della provincia di Bologna, interviene così nel dibattito in corso tra il comune capoluogo e le associazioni di categoria sull'introduzione della tassa di soggiorno. Se il turismo fosse ritenuto un settore importante come merita, aggiunge Prantoni, a livello nazionale dovrebbero esserci le condizioni per incentivarlo e non per gravarlo di ulteriori pesi. Il Comune di Bologna dunque è costretto ad introdurre la tassa di soggiorno, si chiede, altrimenti non si chiudono i bilanci, allarga le braccia rispondendo l'assessore di Palazzo Malvezzi. Bologna deve essere riconsiderata a livello mondiale ed europeo per il valore che essa ha avuto nella storia, per l'Europa e per la nostra civiltà. Lo ha detto oggi il presidente della Fondazione Carisbo, Fabio Roversi Monaco. Oggi è stato inaugurato infatti il Museo della Storia di Bologna a Palazzo Pepoli, una vera e propria novità per la nostra città. Andiamolo a vedere. Finalmente tolto il velo al Museo della Storia di Bologna, Palazzo Pepoli in via Castiglione 8. 34 sale, opere d'arte illustrate da elementi multimediali e interattivi, soluzioni architettoniche innovative e impatto visivo esaltante. Tutto per raccontare a turisti e agli stessi bolognesi la storia di una stirpe, la storia di coloro che hanno vissuto tra Reno e Savena, dalla civiltà etrusca ai giorni nostri. Il Museo della Storia di Bologna costituisce l'ultimo tassello del percorso museale Genus Bononie, musei nella città, realizzato interamente dalla Fondazione Carisbo. Beh, fa l'effetto di aver condotto per quasi 10 anni una grossa impresa e averla portata a termine. E come lei sa, questo è una parte, sia pure la più importante, del percorso Genus Bononie. È quella che è dove è rappresentata la sintesi della storia della nostra città. Da quello che fino adesso abbiamo potuto vedere, c'è stata un'accoglienza estremamente favorevole da tutti i bolognesi che l'hanno visitata. Ma quello che noi vorremmo è qualcosa di più. Bologna deve essere riconsiderata a livello mondiale ed europeo per il valore che essa ha avuto nella storia, per l'Europa, per la nostra civiltà. Io credo che attraverso questo percorso, utilizzato in modo intelligente, si possa incrementare uno sviluppo del turismo colto, del turismo che ricerca qualche cosa di più, di diverso rispetto al sole, il mare o quello che è. È la città che si riconosce attraverso anche la multimedialità nella sua storia eccezionale e non sufficientemente conosciuta. E ieri è stata invece inaugurata al quartiere fieristico di Bologna la 36esima edizione di Arte Fiera. Vediamo. Ospiti del mondo dello spettacolo, istituzioni ed esponenti del settore per il vernissage di Arte Fiera 2012, la fiera internazionale dell'arte contemporanea, a Bologna fino al 30 di gennaio. È molto importante il rapporto con la città. Noi quest'anno abbiamo voluto che Arte Fiera fosse non solo una fiera in città, ma che segnasse un po' l'impegno di tutta Bologna come tutta una città per l'arte. E quindi quello che crediamo sarà utile è quello di un investimento un po' di tutto il sistema Bologna su Arte Fiera. La polemica non c'è con nessuno, certo che al gallerista bolognese che dice non vengo ad Arte Fiera e faccio la galleria
e la manifestazione per conto mio, dico che è un furbetto della galleria, perché approfitta della valorizzazione del territorio che il nostro investimento realizza senza parteciparvi e contribuirvi. Non è così che si fa marketing territoriale. Tra le opere esposte anche quelle realizzate da Alessandro Bergonzoni. Un artista non può finire il proprio lavoro quando finisci di fare l'artista, il pittore, lo scultore, l'attore o lo scrittore, ma deve cominciare il mestiere degli altri. Forse questo è quello che l'arte impone. La parola è una materia, la parola è calce, la parola può insabbiare, nascondere, ma può anche creare. Distruzione e costruzione. Costruzione dentro la parola è anche ostruzione. L'importante è non ostruire, ma costruire. La gente crede sempre che le parole siano il senso, ma le parole sono il mezzo, poi deve arrivare il concetto. Sulle parole di Bergonzoni ci fermiamo, ma solo per qualche momento. La pubblicità, torniamo tra poco. Di nuovo in studio con ETG, prima di proseguire rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Dopo la scossa di terremoto di mercoledì scorso, la terra ha tremato di nuovo oggi pomeriggio. Un sisma di magnitudo 5.4 avvertito in tutto il nord Italia, l'epicentro nella zona di Parma. Ai nostri microfoni il presidente dell'Istituto di Geofisica Enzo Boschi. Facevano esplodere i bancomat, sgominata una pericolosa banda, fermati dai carabinieri sei uomini, sono accusati di 4 colpi nel bolognese, a Bagnacavallo in provincia di Ravenna e a Sesto San Giovanni. Consegnate in prefettura 14 medaglie d'onore ai bolognesi internati nei lager nazisti o deportati in Germania per svolgere lavori forzati. La cerimonia si è tenuta in occasione della giornata della memoria. Inaugurato oggi il Museo della Storia di Bologna, Palazzo Pepoli, 34 sale tematiche su oltre 6.000 metri quadri, dalla Felsina Etrusca ai giorni nostri. A ETG la soddisfazione del presidente della Fondazione Carisbo, Roversi Monaco. In pochi minuti ha fatto il giro del web la dichiarazione del giocatore del Bologna Alessandro Diamanti, che scalda la vigilia della partita Roma-Bologna. Totti una bandiera? Facile quando prendi 10 milioni l'anno. E adesso facciamo proprio il punto sul calcio. Roma-Bologna sarà diretta dall'arbitro Guida. Allenamento a porte chiuse per il tecnico Pioli. È tornato in gruppo Acqua Fresca, così come Casarini. Acqua Fresca però dovrebbe trovare posto solo in panchina. Probabile Taider dal primo minuto. Chi sarà sicuramente della sfida invece è Alessandro Diamanti, autore di una dichiarazione, appunto ve l'abbiamo anticipata, dichiarazione su Totti che sta già facendo il giro del web e non solo. Sentiamolo allora. Loro è una grande squadra, anche bisogna andare in maniera diversa, con l'approccio diverso a come si è approcciato qua, e sicuramente faremo un'altra gara da quella che è stata qua in casa. No, secondo me quella sera lì siamo stati un po' rinunciatari, ma può succedere, siamo stati un po' rinunciatari, anche se quella sera lì sicuramente la Roma è stata molto più forte di noi. Più che mi piace quel calcio lì, mi piace Luis Enrique, perché è venuto in Italia, ha fatto il calcio che gli pareva a lui, perdendo, vincendo, continuando a fare il calcio che gli piaceva a lui. A me queste persone che hanno un ideale e tengono il proprio ideale fino in fondo mi piacciono. Tutti, è un grande giocatore, un campione. Non dico che la bandiera, perché per me le bandiere non esistono. Ha fatto una grande carriera e è un campione. Perché le bandiere gli dicono: Totti, vieni qui a giocare gratis, se rimani qua allora è una bandiera. Sono 10 milioni, cosa faccio anch'io a bandiera? Quando c'è di mezzo soldi le bandiere non esistono. Quando è volontariato là esistono le persone, le bandiere, tra virgolette. Questo penso. Questo è quello che ha dichiarato Diamanti oggi. Noi ci fermiamo un'altra pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in studio con ETG c'è solo il tempo di rivedere i principali argomenti del nostro telegiornale. Dopo la scossa di terremoto di mercoledì scorso, la terra ha tremato di nuovo oggi pomeriggio alle 15.55, un sisma di magnitudo 5.4 avvertito in tutto il nord Italia, l'epicentro nella zona di Parma. Ai nostri microfoni il presidente dell'Istituto di Geofisica Enzo Boschi. Facevano esplodere i bancomat, sgominata una pericolosa banda, fermati dai carabinieri sei uomini, sono accusati di 4 colpi nel bolognese, a Bagnacavallo in provincia di Ravenna e a Sesto San Giovanni. Consegnate in prefettura 14 medaglie d'onore ai bolognesi internati nei lager nazisti o deportati in Germania per svolgere lavori forzati, la cerimonia si è tenuta in occasione della giornata della memoria. Inaugurato oggi il Museo della Storia di Bologna, Palazzo Pepoli, 34 sale tematiche su oltre 6.000 metri quadrati, dalla Felsina Etrusca ai giorni nostri. A ETG la soddisfazione del presidente della Fondazione Carisbo, Roversi Monaco.
In pochi minuti ha fatto il giro del web la dichiarazione del giocatore del Bologna Alessandro Diamanti, che scalda la vigilia della partita Roma-Bologna. Totti una bandiera, facile quando prendi 10 milioni l'anno. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.